Ciao a tutti amici, nella storia di oggi vedremo Renato, un giovane ricco e arrogante che si trova in difficoltà a causa di un gasto alla sua auto sotto una pioggia battente. Cerca così rifugio in una caffetteria dove incontra Camila, con cui però non si comporta proprio benissimo. Era una di quelle giornate uggiose, in cui il cielo sembrava avere qualcosa contro il mondo sottostante. Renato, al volante della sua auto di lusso, malediceva sottovoce ogni goccia di pioggia che si schiantava contro il parabrezza. Non era abituato a situazioni del genere con così tanta sfortuna. La sua vita doveva essere perfetta per lui. «Ottimo, proprio quello che mi serviva», borbottò, mentre l'auto emise un ultimo triste cigolio prima di arrendersi definitivamente. Guardò fuori, scrutando attraverso le gocce di pioggia, e notò una caffetteria dall'aspetto accogliente, dall'altra parte della strada. «Beh, meglio di niente», pensò, preparandosi a correre sotto la pioggia. Una volta entrato, Renato si scosse come un gatto bagnato, inviando piccole gocce d'acqua dappertutto. La caffetteria era calda e invitante, con un leggero profumo di caffè nell'aria che avrebbe potuto rasserenare chiunque. Chiunque, tranne Renato, ovviamente. Si avvicinò al bancone con un'aria di superiorità e uno sguardo feroce, ignorando gli sguardi curiosi degli altri clienti. «Un caffè, e che sia veloce», disse, senza neanche guardare in faccia la cameriera. Camila, la cameriera, gli lanciò un'occhiata appena percettibile prima di rispondere con un tono professionale. «Subito, signore. Desidera qualcos'altro?» Renato la squadrò con un'aria di sufficienza. Non l'aveva notata prima, ma ora che lo faceva la sua arroganza cresceva. «Assicurati che sia buono. Non ho intenzione di pagare per dell'acqua sporca», disse sprezzante. Camila annuì, celando il proprio disappunto. Era abituata a clienti difficili, ma c'era qualcosa in Renato che rendeva la situazione particolarmente tesa. Tuttavia, mantenne la compostezza e si diresse verso la macchina del caffè. Renato prese posto a un tavolo isolato, tirando fuori il suo telefono per distrarsi. Non si accorse del modo in cui i suoi modi avevano gettato un'ombra sull'atmosfera precedentemente serena della caffetteria. Insomma, aveva veramente oscurato tutto, possiamo dire. Dopo un breve momento, Camila gli portò il suo caffè. «Ecco a lei, signore. Spero sia di suo gradimento», disse, forzando un sorriso. Renato lo assaggiò. La sua espressione chiaramente insoddisfatta, ma non disse nulla. Invece trovò un altro modo per dimostrare il suo disprezzo. «Questa caffetteria è sempre così desolante, o sono solo fortunato io?» chiese, guardandosi intorno con disprezzo. Camila, sentendo il peso delle sue parole, scelse di non rispondere. Aveva imparato da tempo che certe battaglie non valevano la pena di essere combattute. Renato trascorse il resto del suo tempo nella caffetteria ignorando Camila. Non mancò di lasciare una generosa mancia insieme ad un biglietto. «Tieni, spero che con questi ti comprerai degli abiti migliori, magari». Era stato veramente cattivo. Quando finalmente uscì, lasciando dietro di sé l'atmosfera pesante che aveva creato, Camila si lasciò sfuggire un sospiro di sollievo. Non sapeva che il destino aveva in serbo per loro un altro incontro, molto diverso da questo. Dopodiché Renato disse delle frasi orribili in auto, per esempio: «Oddio, mi ha servito una ragazza nera, mamma cara, quella caffetteria dovrò evitarla a tutti i costi da adesso in poi». Non aveva il minimo rispetto per nessuno e anzi aveva mostrato pure il suo razzismo. Gli anni passarono come le nuvole in una giornata ventosa e con essi la fortuna di Renato sembrò dissolversi nel nulla. Infatti la sua famiglia applicava delle pratiche dubbie e illegali che avevano un tempo gonfiato la ricchezza della famiglia. Ora però erano venute alla luce, trascinando il loro nome nel fango. Stava perdendo tutta la sua ricchezza, Renato, che un tempo camminava con aria di invincibilità, ora percorreva i corridoi di un tribunale, le manette ai polsi a simboleggiare la caduta dal suo piedistallo. La sentenza fu severa ma giusta: 10 anni di prigione per frode e altre malefatte finanziarie. La prigione è un luogo che costringe all'introspezione, volenti o nolenti. Renato trascorse le sue giornate in una cella spoglia, lontano dal lusso e dal comfort a cui era abituato. I primi mesi furono i più duri. L'orgoglio e la rabbia gli facevano compagnia, soffocando ogni tentativo di riflessione o pentimento. Anche il suo razzismo non era cambiato, stava sempre lontano dai prigionieri di colore. Tuttavia, con il passare del tempo, l'orgoglio iniziò a sgretolarsi, lasciando spazio a pensieri che Renato aveva a lungo evitato. Pensò un giorno a Camila, la cameriera della caffetteria, e al modo in cui l'aveva trattata. All'inizio giustificava il suo comportamento con il suo status e la sua superiorità economica, ma ora quelle scuse suonavano vuote anche a lui. «Maledizione, che idiota che sono stato», mormorò a se stesso in una notte particolarmente silenziosa. Questa realizzazione fu solo l'inizio di un lungo e doloroso percorso di autoriflessione. Renato iniziò a scrivere, prima titubante, poi con maggiore frequenza. Scriveva di se stesso, delle sue azioni e di come avrebbe voluto poter tornare indietro per cambiare le cose.
ma più di tutto scriveva lettere di scuse a quelli che aveva ferito, lettere che sapeva non avrebbero mai potuto raggiungere i loro destinatari. I suoi giorni in prigione divennero meno opprimenti quando iniziò a partecipare a programmi di riabilitazione. Imparò a fare giardinaggio, trovando una strana pace nel prendersi cura delle piante, partecipò a corsi di formazione per aiutare nella sua reintegrazione una volta scontata la pena. In più, cominciò finalmente a stare vicino a prigionieri di etnie diverse, ignorando appunto la loro etnia, la loro cultura, la loro religione. Pensava semplicemente che fossero persone normali come lui. Non le disprezzava più e questo gli aveva rasserenato la testa. Quando finalmente arrivò il giorno del suo rilascio, Renato era cambiato. I suoi capelli erano più grigi, il suo viso segnato dal tempo, ma i suoi occhi riflettevano una diversa sorta di determinazione. Era determinato a fare ammenda per i suoi errori, anche se non sapeva ancora come fare. Liberato in una società che non riconosceva più come sua, Renato si ritrovò senza una casa, senza amici, senza famiglia. La sua eredità, una volta motivo di orgoglio, ora era solo un ricordo doloroso di ciò che aveva perso. Ma Renato era deciso a non lasciarsi definire dai suoi errori passati. «Devo trovare un modo per rifarmi», si promise, mentre vagava senza meta per le strade della città. Ora un estraneo in un mondo che aveva un tempo dominato. Le giornate di Renato trascorrevano in una monotona successione di momenti di sopravvivenza. Aveva imparato a destreggiarsi per le strade, a trovare cibo dove poteva e a cercare rifugio durante le notti più fredde. La sua vita era diventata un'ombra di ciò che era stata, ma in questa sua nuova esperienza e esistenza aveva trovato una sorta di pace. Una pace amara, ma pace comunque. Un giorno, mentre vagava senza meta, i suoi passi lo portarono davanti a un ristorante che non aveva mai notato prima. Qualcosa in lui sentì il bisogno di avvicinarsi, guidato da una forza che non riusciva a spiegare. Il cartello all'ingresso diceva «Camila's Corner». Il cuore di Renato fece un balzo. «Camila? Potrebbe essere? No, dai, impossibile». Spinto dalla curiosità e da un brivido di speranza, si avvicinò alla finestra e guardò dentro. Il ristorante era accogliente, pieno di vita, con persone che ridevano e conversavano mentre condividevano un pasto. Lì, tra loro, vide una figura che gli fece battere il cuore più forte. Era lei, Camila, non c'era dubbio. Renato si nascose dietro un angolo, il cuore colmo di emozioni contrastanti. Vedere Camila così prospera e felice gli dava gioia, ma al tempo stesso si sentiva sopraffatto dal senso di colpa per il loro ultimo incontro. Decise che doveva parlarle, anche solo per vederla da vicino, per sentire la sua voce e magari chiederle scusa direttamente. Raccolse tutto il coraggio che aveva e entrò nel ristorante. I suoi vestiti logori e la sua figura trascurata lo rendevano quasi irriconoscibile. Camila era dietro al bancone, intenta a servire i clienti con un sorriso, quando i suoi occhi incontrarono quelli di Renato. Per un momento non lo riconobbe. Poi un'espressione di sorpresa e riconoscimento le attraversò il volto. «Posso aiutarla?» chiese, cercando di nascondere il turbamento che quella presenza improvvisa le aveva causato. «Sì, mi scusi per il disturbo, stavo solo passando e ho visto il nome del ristorante. È un bel posto che ha qui», balbettò Renato, sentendosi più fuori luogo che mai. Camila lo osservò attentamente, poi sembrò prendere una decisione. «Aspetti qui un momento», disse, prima di scomparire dietro una porta. Renato aspettò, con il cuore in gola, chiedendosi se avesse fatto la scelta giusta a venire qui. Dopo qualche minuto che gli sembrarono ore, Camila tornò, portando con sé un piatto di cibo caldo. «Qui fuori fa freddo e sembra molto affamato. Prenda, mangi», disse, porgendogli il piatto con gentilezza. Renato rimase senza parole. Dopo tutto ciò che aveva fatto, dopo come l'aveva trattata, Camila gli stava offrendo cibo e calore senza esitazione. Le lacrime gli salirono agli occhi e per la prima volta da molto tempo si sentì veramente grato. «Grazie, Camila, grazie davvero», riuscì a dire prima di sedersi a un tavolo appartato per mangiare. Questo gesto di gentilezza fu il primo passo verso la redenzione di Renato. Mentre mangiava sapeva che voleva fare di più, voleva essere di più. Voleva dimostrare a Camila, ma soprattutto a se stesso, che poteva cambiare. Nei giorni successivi al suo primo pasto al ristorante di Camila, Renato sentì come se avesse ricevuto una seconda possibilità. La gentilezza inaspettata di Camila gli aveva acceso un fuoco dentro, un desiderio di fare ammenda che non sapeva di avere. Una mattina, con un misto di speranza e nervosismo, si avvicinò a Camila con una proposta. «Camila, so che non ho molto da offrire, ma vorrei lavorare per te, se mi permetti. Non chiedo soldi, solo un'opportunità per dimostrare che sono cambiato». Camila lo guardò, sorpresa della sua richiesta. Dopo una breve riflessione, annuì. «Va bene, Renato, ti darò una possibilità. Ma ti avverto, qui lavoriamo duro, non aspettarti favoritismi». «Non ne chiederò», rispose Renato con sincerità. E così Renato iniziò a lavorare al ristorante di Camila. Iniziò facendo i lavori più umili, lavare i piatti, pulire i tavoli, smaltire i rifiuti.
ma non si lamentò mai. Per lui ogni compito era un passo verso la redenzione, un modo per ripagare la gentilezza di Camilla e forse per trovare un nuovo scopo nella vita. Col tempo Renato imparò a fare di più. Camilla lo introdusse alla preparazione dei cibi, sorpresa e un po' divertita dalla sua naturale abilità in cucina. «Hai un talento, Renato, chi l'avrebbe mai detto?» disse un giorno mentre lo guardava preparare un piatto complesso, sorprendentemente in modo molto abile. Renato sorrideva più spesso ora. Il lavoro duro, la comunità calorosa del ristorante e la presenza costante di Camilla avevano iniziato a colmare il vuoto che aveva sentito per così tanto tempo. Si sentiva parte di qualcosa di più grande, qualcosa di significativo. La sua relazione con Camilla intanto crebbe lentamente, giorno dopo giorno. All'inizio i loro scambi erano puramente professionali, ma con il tempo iniziarono a condividere più di semplici conversazioni sul lavoro. Parlavano dei loro sogni, delle loro paure e delle loro speranze per il futuro. Un giorno così Renato decise di fare una confessione. Decise di confessare a Camilla una cosa importantissima. «Camilla, ci sono cose che devo dirti, su come mi sento, su di te», iniziò Renato. Con il cuore che batteva forte, la guardò negli occhi, cercando le parole giuste per esprimere un sentimento così profondo e nuovo per lui. Il silenzio che seguì dopo la confessione di Renato sembrò durare un'eternità. Si era confessato, le aveva detto che la amava. Camilla lo fissava, la sorpresa evidente sul suo volto. Renato nel frattempo attendeva con il cuore in sospeso, temendo di aver commesso un errore che avrebbe potuto distruggere tutto ciò che avevano costruito insieme. Ma Camilla finalmente parlò, con una voce un po' incerta. «Renato, questo è molto da elaborare, sai, il nostro passato, tutto ciò che è successo. Io mi ricordo di te, di come mi hai trattata, però non ti porto rancore». Renato annuì con il viso teso. «Lo so, Camilla, non mi aspetto nulla in realtà. Avevo solo bisogno che tu sapessi. Per me sei stata la luce in un momento molto buio. Hai cambiato la mia vita in modi che non avrei mai immaginato». Camilla lo osservò attentamente, vedendo la sincerità nei suoi occhi. La sua dichiarazione aveva scosso qualcosa dentro di lei, un sentimento che aveva cercato di negare e ignorare. La verità era che anche lei sentiva qualcosa di profondo per Renato, un sentimento che era cresciuto e si era approfondito con il tempo. Ma infine decise di accettare la sua proposta e uscire per un appuntamento. Anni dopo, Renato e Camilla divennero noti non solo come proprietari di un ristorante di successo, ma come veri leader comunitari. Insieme lanciarono programmi di formazione per giovani in difficoltà e per ex detenuti che cercavano di reinserirsi nella società, offrendo loro opportunità di lavoro e apprendistato. «Vogliamo che questo posto sia più di un ristorante», spiegava Camilla durante una riunione comunitaria. «Vogliamo che sia un ponte verso una nuova vita per coloro che hanno bisogno di una seconda possibilità, proprio come Renato l'ha avuta». Renato, stando al suo fianco, sentiva un misto di orgoglio e umiltà. La sua storia personale, una volta fonte di vergogna, era diventata un esempio di come fosse possibile cambiare e fare la differenza nella vita degli altri. «Ogni persona che aiutiamo qui», disse, «è un promemoria che nessuno è definito dai propri errori passati. Con il sostegno giusto, tutti possono trovare la strada per una vita migliore». Il ristorante introdusse serate tematiche dedicate a condividere storie di successo, workshop su competenze professionali e personali e iniziative per raccogliere fondi per progetti locali di beneficenza. Era chiaro che il loro amore, nato e cresciuto in circostanze così insolite, era diventato la fondazione non solo per la loro felicità personale, ma anche per il bene della comunità che avevano imparato a chiamare casa.